Spesso ci troviamo nella situazione di dover prendere decisioni e non sappiamo se è la decisione giusta. Dobbiamo quindi chiarirci le idee. Dobbiamo, per prendere la decisione, esplorare tutte le possibilità. Quindi prendi un foglio, una penna e scrivi la prima domanda. Che cosa accadrebbe se facessi questa cosa? Cioè, se prendete la decisione di fare una certa cosa, qualunque cosa sia che tu devi avere nella testa, e scrivi tutto l'elenco di tutte le cose che accadrebbero se facessi quella cosa lì, cioè, se prendessi quindi la decisione di fare quella cosa. Vai a ruota libera, scrivi tutto quello che ti viene in mente, prenditi tutto il tempo necessario. Quando pensi di aver esaurito la risposta, fatti un'altra domanda. La domanda è: che cosa succederebbe se non facessi questa cosa? E anche qua ti fai tutto un bel elenco di situazioni che capiterebbero se tu non facessi questa cosa, se decidessi di non fare quella cosa. Prenditi anche qua tutto il tempo che ti serve per completare la domanda. Dopodiché ci sono altre due domande. La terza domanda a cui devi dare una risposta è: cosa non accadrebbe se facessi questa cosa? E in questo modo vai a esplorare anche delle situazioni a cui normalmente la persona non pensa, cioè che cosa non accadrebbe? Ci sono delle cose che potrebbero non accadere se tu facessi questa cosa? Per andare a vedere anche i possibili effetti collaterali della decisione presa. È un aspetto a cui le persone normalmente non prestano attenzione. Devi prestare molta attenzione invece a questa domanda. Anche qua ti prendi tutto il tempo necessario e ti compili tutto l'elenco. Infine c'è l'ultima domanda. L'ultima domanda che è quella a cui va risposto un po' più per intuito, perché è quella che destruttura un po' la parte logico-razionale. E la domanda è: che cosa non accadrebbe se non facessi questa cosa? Le risposte sono più intuitive e vanno a determinare dei punti che spesso sono inesplorati. Una volta che hai risposto a tutte queste domande, ti prendi tuoi elenchi e vai a vedere. In questo modo avrai proprio tutti gli elementi necessari per prendere la decisione giusta, basandoti sui vantaggi e gli svantaggi. Da questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!